Io penso definitivamente sì. La nostra regione ha delle caratteristiche particolari, è un territorio che sta fra le Apuane e il mare, strutturato dagli uomini. Le città raccontano ancora la loro storia, c'è un rapporto fra la campagna e la città ancora leggibile nonostante l'imbarbarimento del recente. Io subito dopo la guerra, negli ultimi anni 50, a Firenze si è sviluppata una scuola d'architettura organica, una scuola organica d'architettura che faceva capo a Michelucci e poi da Michelucci ai suoi allievi, che erano Detti, Savioli, Ricci, Giorgini, i quali insegnavano nella facoltà e hanno portato avanti l'insegnamento organico di quella scuola. Durante la guerra i professori di quella facoltà studiavano l'architettura di Frank Lloyd Wright, che era proibita, ed era un'architettura che nasceva sulla terra. Frank Lloyd Wright diceva: un uomo prende un'azione positiva, una posizione positiva, quando mette qualche cosa sulla terra sotto il sole. E questo è quello che nella nostra Toscana è sempre avvenuto. E quindi io credo che, nonostante tutta le offese che sono state fatte al nostro territorio, io credo che la terra toscana stia ancora lì sotto il sole, con la sua regola magnifica come fonte di ispirazione. L'architetto progetta la controforma della vita. L'architetto progetta case, spazi fra le case, quindi città e quindi territorio. L'identità dei luoghi nasce da questo lavoro. I luoghi si trasformano, vivono insieme alla vita della comunità che li occupa. Quando si deve progettare i luoghi con un'identità forte e consolidata nel tempo, bisogna cercare di conservare quell'identità, ma però non di conservarla, non di congelarla. Non bisogna avere paura di modificarla. I luoghi devono mantenere la loro vitalità, quindi bisogna progettare con estrema attenzione, ma non bisogna aver paura di modificare, perché le modifiche avvengano nella storia di quel territorio. Bellezza è una di quelle parole magiche, di quelle parole stregate che soltanto a pronunciarla sparisce. Abbiamo perso noi la capacità di riconoscere la bellezza. La bellezza è fatta di armonia, è fatta di etica, è fatta di amore, è fatta ampia, no? E nella bellezza c'è tutto. E noi abbiamo perso la capacità di riconoscerla, dicevo. Dobbiamo recuperare quella capacità. Il modo per recuperarla è di guardarci intorno, di leggere i fatti che ci succedono intorno, di interpretarli, di capire. Noi viviamo in una disarmonia spaventosa in questo momento, in questo periodo. I luoghi più belli delle nostre città sono pieni della miseria, delle testimonianze degli effetti peggiori del nostro tempo. E questa disarmonia distrugge la bellezza. E dobbiamo recuperarla, dobbiamo
occuparci e cercare di capire e prendere una posizione etica, perché è soltanto attraverso il recupero della bellezza che in ultima analisi c'è la nostra salvezza. Il progetto comincia sempre con un atto di introspezione. Dobbiamo guardarci dentro e cercare di capire qual è il metodo più adatto per progettare secondo la nostra natura. Bisogna domandarsi che cosa voglio fare io come architetto, qual è il mio modo per essere architetto. Bisogna cercare di capire quali sono le nostre forze, perché progettare è un processo molto complesso che va verificato sotto diversi punti di vista. Dunque l'architettura è un'arte complessa, è un'arte ibridata, è un'arte fatta di sconfina in altri campi. L'architettura è etica, l'architettura è scienza, l'architettura è tante cose, perché l'architettura, con l'architettura si dà una forma alla vita, sì. E quindi, prima di tutto, bisogna guardare dentro noi stessi. Poi bisogna guardarsi intorno. Bisogna cercare di capire gli altri. Bisogna cercare di capire gli uomini. Bisogna conoscere. Bisogna sapere da dove nasce il sole e dove tramonta. Bisogna carezzare il luogo dove, e analizzare il luogo dove si deve intervenire. Bisogna fare domande, tante domande, domande per capire, domande per comprendere quello che si deve fare. La ricerca paziente, direi così, la ricerca paziente. E poi, quando l'idea prende forma, quando la risposta si trova, bisogna sempre rimetterla in discussione. Non bisogna mai aver paura, sempre verificarla e mai aver paura di ricominciare. Io progetto così, ma dopo una vita spesa, questo è anche il mio approccio, ma dopo una vita spesa a fare progetti e a girare il mondo a cercare risposte a quelle domande che ognuno di noi porta dentro, ormai mi viene naturale. Il processo comincia da qualche parte, la forma prende comincia da un embrione piccino, senza dettagli, poi si sviluppa e poi si verifica e poi si verifica e si verifica ancora. E qualche volta si torna al tavolo da disegno, si strappa tutto e si ricomincia da capo. Si va con un approccio diverso. Non so. E un po' così. Ormai è un meccanismo dentro di noi, no? Dentro di me. L'architettura è sempre stata un po' il mio motivo di essere, e adesso che l'architetto ha perso il ruolo etico nella società, è difficile non perdere entusiasmo per il prosciutto. Il ruolo tecnico e anche professionale e il ruolo anche etico dell'architetto si è perso. Fare architettura è anche una missione sociale, ma il ruolo qualificante dell'architetto, questo ruolo qualificante, è andato perduto. Oggi è necessario un grande investimento ideale per riaffermare il ruolo di un architetto che diventi il totem di un ambiente costruito a misura d'uomo, riconosciuto come la bellezza, in un contesto in cui si fa di tutto per soffocarne il ruolo.
Allora bisogna non perderci d'animo. Oggi i problemi non si risolvono individualmente. Il mio modo di pormi nella professione, la carriera che ho fatto, non va bene per voi. Voi dovete, ripeto, guardarvi intorno, e come fate anche guardare esperienze diverse, andare all'estero, poi tornare e mettervi insieme. È uno sforzo enorme quello che bisogna fare. Una persona sola non ce la può fare. Per affinare le armi, bisogna stare insieme, fare un gruppo come 120 grammi, con professionalità diverse, e fare concorsi, e lavorare, proporsi, lavorare, non fermarsi, e un giorno o l'altro si accenderà una luce e qualcuno quella luce la comprerà.